Lightning strike, colpo di fulmine. Ma il colpo di fulmine è proprio come quando ti innamori? Ammazza, però c'è una nuvola. E chi me l'ha detto senza neanche vedere l'immagine c'è una nuvola? Ve lo presento tra poco. Prima facciamo la copertina. Due mana, un istantaneo fa tre danni come fulmine, solo che costa due mana. Un po' peggio, ma è tornato di moda. Ma soprattutto è tornato di standard. E che cosa c'è tra poco a Napoli? Che cosa c'è? Ve lo dico io che cosa c'è a Napoli. C'è il LEC, il Regional, dove un sacco di giocatori fortissimi sono qualificati e stanno per cercare di qualificarsi al prossimo Pro Tour. Oggi appunto ho uno di loro che tra l'altro è proprio reduce da uno scorso Pro Tour, quindi prima di cominciare a guardare questo video in cui vi spiegheremo che mazzo portare a Napoli addirittura di standard, voglio il vostro like sulla fiducia, un'iscrizione proprio incredibile e un grande applauso direi per il giovane Francesco. Giovane, ho detto bene? Sei giovane? Quanti anni c'hai? Sì, sono abbastanza giovane, ho 19 anni. 19, appunto. Francesco Latorre, che abbiamo tifato durante il mio commento del Pro Tour e che tra l'altro ha fatto un risultatone, se non sbaglio, al Pro Tour, no? Ho chiuso 9-7, purtroppo ho perso gli ultimi due match per principalmente essermi deconcentrato dopo aver bloccato la qualifica a Minneapolis e ho detto basta. Ah, quindi tu, scusa, sei già qualificato al prossimo Pro Tour? Sono qualificato a Minneapolis. E che ci va a fare a Napoli? A levare un posto per... No, non lo leva, no, non lo leva. Faranno le qualifiche. Esatto, comunque chi è già qualificato, se all'EC si qualifica, ci sarà posto per quelli che appunto vengono prima, che diciamo che se è qualificato top 36 e lì dentro c'è un qualificato, il 37esimo andrà al Pro Tour. Quindi, Francesco, presentati ai nostri radioascoltatori di YouTube e appunto... Ti ringrazio comunque per essere qui, perché io non sono un grande esperto di standard, lo sapete, mi serviva invece qualcuno che stesse testando il formato anche un po' per raccontarcelo, e lo farà in tre video, visto e considerato che ci hai portato un mazzo che appunto mena forte, insomma. Allora, io sono Francesco, appunto 19 anni e vengo da Bari, e questo che andiamo ad affrontare, che ho appena affrontato a Filadelfia, è stato il mio secondo PT. Ho partecipato al PT Eldraine a Richmond nel 2019 e per questo standard, perché appunto ricordiamo che il PT Philadelphia era Pioneer, quindi c'è stato un cambio di formato, per questo standard a cui mi sto approcciando adesso con Monored Aggro, ho scelto questo mazzo qui da giocare al Regional di Napoli. Ed hai visto che bravo Francesco, sta facendo tutto da solo, io non parlo, fa tutto lui, ottimo, promosso, adesso in poi il canale è tuo, vai! Allora, il mazzo a me piace, è un monored in cui io ho molto creduto, poiché quando succede che in standard siano legali insieme Lightning Strike e Shock, in questo caso Play with Fire è uno Shock anche con un potenziamento non indifferente, è difficile che monorosso non sia viabile come mazzo. Ammazza! A me piace perché lo standard attuale è parecchio incentrato su una sorta di guerra di midrange, in cui tutti quanti vogliono sempre creare la minaccia più forte, creare la minaccia più costosa, che faccia più vantaggio tra Atraxa, Invoke Despair. Insomma, quando arrivi a 5 mana puoi fare poco contro particolari tipi di mazzi. E quindi per me l'obiettivo è non far arrivare a 5 mana in scioltezza questi mazzi qui, e quindi punto a giocare un mazzo la cui curva finisce a 4 per fare il maggior numero di danni entro il quarto turno. Che poi esatto. È un concetto, no, di quello di andare sotto, in Magic si dice così, ci sono formati in cui appunto tutti cercano di fare la play, come ha detto Francesco, più forte del tavolo, e ogni volta lo ribaltano, no, io faccio questo, tu fai questo, ancora di più, e c'è chi dice ok, anziché andare a combattere quella guerra lì, io passo sotto, cerco di metterti più pressione possibile inizialmente, un po' di creatura eccetera, e ti finisco con gli spari. E quindi eccoci qua a questo Monored Aggro che appunto porterà a Napoli. Napoli sarà a liste rivelate, quindi diciamo che noi non abbiamo svelato troppo niente, ma anzi vogliamo aiutare la community per chi si volesse approcciare al torneo con questo tipo di mazzo. Allora vai con la descrizione delle carte, partiamo chiaramente dalla curva 1. Facile curva 1, Kumano probabilmente uno dei più forti drop a 1 mai stampati per Mono Rosso, che abbiamo la fortuna di avere adesso in standard, sempre 99.9, ma facciamo anche 100% delle volte il drop a 1 che giocherai sempre di primo. Puoi sempre, perché prima lo giochi, prima guadagni il turno in cui lui si trasforma in 2-2 con rapidità, e potenziare i tuoi drop a 2 o i tuoi drop a 1 di secondo spesso vuol dire che rimangono fuori da cutdown,
che è la rimozione principale che i mazzi a base nera hanno nel formato, a un mana. Quindi essere on the play cumano di primo vuol dire che qualsiasi drop a 2 è fuori da cutdown e sei già un turno avanti al tuo avversario, che poteva invece bloccare la tua giocata di secondo con la rimozione a 1. Lancia rapida la conosciamo tutti. Ma infatti, ma guardala qui col suo nuovo disegno, si è presentata tutta incazzata. Cioè, però comunque ti volevo fare una domanda, no? Allora, lancio rapida, non è, la conosciamo tutti, chiaramente nei formati eterni o nei formati senza rotazione è un all star. Non è che in standard ha sempre funzionato, cioè non è che ci sono poi possibilità di tirare tutte queste non creature. Tu sei un believer invece questa carta? Sì, io credo molto in lancia rapida in generale, perché per un valore affettivo della carta, ma a prescindere penso che le 9 spell non creatura che riporta questo mazzo, 9 o anche 10 a volte, siano sufficienti per far attaccare lancia rapida con 2 di forza la maggior parte delle volte, che ovviamente includendo anche Kumano arriviamo anche a 13, però Kumano di solito lo puoi giocare prima, appunto. Certo. Ma soprattutto è un'altra creatura con Hast, e avere la maggior parte di pezzi con Hast è quello che rende questo mazzo una scelta viabile. Ok, poi abbiamo lei che è una nuova aggiunta, no? Sì, 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 è una nuova aggiunta, non è il massimo, però rapidità ancora una volta. Senti, è volare, fra, sì che questa creatura... è un cazzo di pulcino che va a fuoco, non può essere il massimo. Esatto, esatto. Porta a casa quei 3-4 danni che cambiano spesso le partite. Ammazza, se questa si porta a casa 3-4 danni mentre giochiamo, io faccio festa, eh? Cioè, secondo me se ne fa porta sì, a casa 2. Sì, così. Ah, sì? Perché spesso contro i midrange il board si blocca prima di quanto tu possa immaginare. Sì. E lui è lì che attacca. Allora, Play with Fire, l'hai detto prima, sei un fan degli shock. Questo è uno shock semplicemente strictly better, perché se lo fa in faccia fa anche uno scry 1 insieme a Lightning Strike. Questo è il fuoco del mazzo. Poi ho visto che giochiamo mono strangle. Sì, la scelta è se giocare il mono strangle o il doppio strangle. Diciamo l'idea di fondo è volere almeno la nona rimozione in un formato che è giocato praticamente sulle creature, almeno nei turni che interessano a noi, perché Mirror, Soldati, sono tutte sono tutti mazzi che propongono creature che devono essere uccise all'istante, mentre invece i mazzi un po' più midrange, contro cui questo Strangle sembra un po' peggiore, in realtà hanno tutti carte molto fastidiose nei primi turni. Per esempio Jund potrebbe presentare una Glissa o uno 0-3 che rampa il mana, mentre Grixis un Corpse Appraiser o un 3-2 a 2 mana che si vuole istantaneamente uccidere per evitare di farci fare rimozione sulla nostra creatura invece. Certo. Allora, il comparto creature è comunque insomma molto robustito dai nostri drop a 2. C'è lei che è di Innistrad. Sì, lei parte come base come un 2-2 rapidità 2 mana, che in realtà è tutto quello che vuole il mazzo, ma si fa più spesso di quanto si pensi la sua abilità a 3 mana, creando una sorta di Goblin Dark Dwellers per chi se li ricorda. Mamma mia, bravissimo. Però. Perché 5 mana, una adversary che riporta dal cimitero un Lightning Strike, spesso sono 6 danni. E c'ha pure rapidità. Il Goblin non aveva, no? Dark Dweller non aveva. Il Goblin non aveva rapidità. Carina. Sì, è forte sempre. Devo essere sincero, io la sua seconda, cioè l'abilità non è che l'ho giocata spesso, però adesso con te sicuramente con giocate un pochino più. Invece questo Feldon, ecco, questo è tipo un tipo che è un 2-2 rapidità e basta? No! No, Feldon ha, diciamo, il malus di non poter bloccare, ma ovviamente giocando monorosso non siamo fan. Chi se ne frega! Particolarmente. Ed è una carta che ruba tanti danni, ruba 2, 4, 6 danni a volte in più di quelli che dovrebbe, perché in situazioni di board più o meno stallato nessuno vuole mai bloccarlo. Perché far fare un 2x1 magari a te che non solo hai fatto 2 danni col tuo Feldon di secondo, ma in più se te lo bloccano ci peschi un'altra carta che appunto puoi giocare fino al prossimo turno, quindi non perderai mai la carta che esili con Feldon, a meno che tu non sia bloccato a 2 terre e esili 3 Raiju, ma è una cosa veramente che succede una volta su un milione. Questo Feldon pescherà sempre una seconda carta, e soprattutto è forte contro Brotherhood Sand, che è la numero 1 master removal del formato, perché fa i suoi danni e poi ti lascia una carta in più da giocare nel turno dopo. È vero, non ci avevo pensato. Senti, il fatto che sia leggendario? Il fatto che sia leggendario
comincia un po' a pesare. È un po' bruttarello, però infatti lo giochiamo in tre copie appositamente. Sì, in tre copie e spesso magari poi sai, ne sai di uno fuori. Allora, c'è lui che l'ho cercato, ho cercato tanto nelle mie carte perché lo dovevo presentare lui, perché come sempre io quando faccio questi video faccio carte nuove che entrano nel formato, in questo caso di All Will Be One. È una 3-3 minacciare a 3 che in limited la picchi ed è una 3-3 minacciare, non ha mai utilizzato la sua abilità. Ma forse in standard funziona. In standard è magica. In standard è una 3-3 magica. Senti la passione di Francesco per questa tizia. È difficile da bloccare. E se per caso non dovesse essere rimossa all'istante, riesce ad arrivare a fare 5 danni per turn cycle, che è enorme per un drop a 3. E soprattutto una cosa molto carina: lui non solo blocca la race di Sheoldred, diciamo, perché neutralizza le due vite guadagnate. Vero. Ma soprattutto il suo effetto arriva prima di Sheoldred. Quindi se il tuo avversario dovesse trovarsi a due vite, lo uccidi. Giusto, perché lo spiegheremo dopo. Magari se succede, è il turno dell'avversario, saremo noi a mettere. Lui sarà primo a mettere in pila i trigger, noi i secondi, quindi risolveremo per prima. Poi c'è lui, questo è un cretino, dai, questo. Perché giochiamo questa carta? Lui è molto forte. Lui è più forte in questo meta. Io penso sia più forte di Rabble Master. Forse una bestemmia per molti. Ma il fatto che lui porti subito a casa i suoi 3 danni quando lo giochi, che forzi magari un blocco su se stesso, lasciando un goblin più tutte le altre creature che hai passare, è veramente tanto per un drop a 3. Non lo giochiamo in più di 2 copie perché il problema della leggendaria, certo, comincia a pesare. Anche se sul board non vede l'alba del turno dopo, diciamo. Quindi non tanto pesa il fatto che in doppia copia tu non ne possa giocare 2. Però questa abilità, insomma, Escape riscritta, è forte per questo tipo di mazzo, no? Sì. Succede più spesso di quanto si pensi che magari contro un midrange tu riesca a fare una giocata a 4 mana invece di usare una carta dalla tua mano, tu rigiochi qui, o soprattutto in realtà succede molto in mirror perché c'è tanto scambio di risorse e non ci sono carte che fanno hit dal cimitero, quindi qui è lì e rimarrà lì. E poi vabbè, c'è la carta che probabilmente rende il mazzo giocabile, tiene insieme tutto quanto, è un treno, è forse il fratello di Eldrider, venuto un po' male purtroppo perché però non conta lui, non conta lui, non conta il numero di creature che hai ma solamente il numero di creature modificate, quindi esatto. Il segnalino sballa le combat, però il segnalino è veramente enorme. Attaccare con un 4-4 ast fa male, pompare una creatura fuori dai blocchi e fare danni ancora prima di arrivare ai blocchi penso sia quello che tiene insieme il mazzo. Certo. È una carta, è una grande carta. Grande Thundering Rage, ho detto il capitano, mi ha detto Francesco proprio il capitano. Capitano. Qui lo sai che c'è un capitano solo in questo canale, lo sai chi è, no? Il grande Urza, lui non puoi paragonarmelo, però va bene, invece mi sta molto simpatico, devo essere sincero. Doppia Sokensan per quando andiamo veramente in flood e facciamo 2-1-1, che comunque tirare a fine turno non è male, ogni tanto non è leggibile come giocata. E poi c'è Mishra Foundry, quella nuova, quella che si anima a 2, che è carina. Sì, non è chissà che, perché 2 mana per animarla non sono pochi, non sono pochi. Però giocando a 23 terre, il 4 per delle terre animabili, io lo tengo caro. Ma infatti c'hai proprio ragione, devo dire la verità. Allora, io adesso devo trovare un modo per far vedere la sideboard con entrambi noi. Ok, sai che cosa farò? Ci cancellerò, adesso puoi scaccolarti, senza però far sentire il rumore, chiaramente lo posso fare anche io. E quindi andiamo sulla side. Allora, doppio Bloody Betrayal... Sì, doppio Bloody Betrayal è qui principalmente per i mazzi Atraxa, perché nel momento in cui loro vogliono farti la loro giocata forte, che è 5 mana, Saga di Jix o quale rianimino per lei è rianimare Atraxa, il turno in cui tu le hai messo abbastanza pressione da rendere forzata la giocata di rianimare il 7-7, ovviamente atto di tradimento vince il game proprio lì, on the spot. E quello, in realtà quel Bloody Betrayal è molto utile perché mono nero slash mono bianco potrebbero sidearti o avere già nel mazzo Obliterator o Vindicator, che altrimenti non rimuovi. Certo. Poi c'è lui.
altri due Punisher, perché io tra me e Side il 4 per lo voglio. Già, già detto abbastanza su quella carta, la adoro. Questo tizio, ah, questo tizio è forte. Player can't get alive. Lui è forte. Lui non è una carta fondamentale inside, ma riempie tanti slot utili. È una carta bella contro mono bianco, perché previene tutte le sfighe che ti può presentare il mazzo tra Sunset Revelry e robe di sorta. Ed è molto forte contro il GB Toxic che sta popolando adesso, perché l'unico modo che ha di vincere il matchup è attivare il Corrupted di Scale Scythe. Esatto. E nel momento in cui le creature perdono lifelink, non ha niente che può dirgli. È il mazzo che io ho giocato la settimana scorsa e quando mi sono dimenticato di fare questa giocata qui, quindi ragazzi ricordatevelo invece voi. Secondo Strangle, poi mi sono ricordato che dobbiamo commentare Shivan Devastator. Secondo Strangle immagino per i matchup appunto un po' più piccolini, quindi comunque con soldati eccetera. E Obliterating Bolt sempre per gli aggro? Obliterating Bolt per tutti quelli che ti presentano minacce particolarmente ostili con la quarta costituzione, essenzialmente come potrebbe essere un Esper Legends che potrebbe giocare un Raffin o un Adeline che vuoi uccidere all'istante perché sennò portano a casa il game, o anche in Mirror quando sei on the draw per uccidere un Raiju che potrebbe essersi pompato da solo. Brother Urzend, questa veramente te la devo chiedere, cioè giochiamo noi Vratta? Sì. Perché? Sì, giochiamo noi Vratta. Perché Mono Red in realtà è famoso per avere un ottimo piano midrange post-side, full rimozioni e vantaggio carte, e contro mazzi come appunto soldati o GV Toxic o addirittura Mirror on the draw, avere l'opportunità di tirare un 2x1 o quando va bene anche un 3x1 è qualcosa di veramente pazzesco. Scusa, e qual è questo piano midrange? Cioè, praticamente c'è solo Jaya? Sì, c'è solo Jaya che in realtà serve un po' per completare la curva, non serve per una transformational sideboard per passare ad un piano completamente midrange, ma aggiungere il quinto drop a 4 dà un po' più di gas in mid game, diciamo. Certo. Ti fa finire subito il carburante. E poi c'è quest'ultima Rending Flame, lei immagino che abbia scritto Shouldered sopra, sì, no? Sì, non c'è dubbio su questo. È lì per Shouldered, è lì 3 mana, 5 danni, uccidiamo Shouldered e poi vediamo. È mai successa la seconda clausola? Cioè fare due danni? La seconda clausola succede, ed è il motivo per cui quella carta si dovrebbe giocare piuttosto che Rebel Salvo, perché in realtà Rebel Salvo non può uccidere niente che non uccide già 5, 3 mana, 5 danni, tranne forse Mondrak, perché in standard tutte le creature che hanno indistruttibile hanno anche antimalocchio, tipo Trun o tipo i vari proteggini di GV. Mentre il discorso di uccidere uno spirito e fare due danni funziona contro Esper Legends uccidendo AO, il drago 4-5, oppure un Dennic girato dal lato a 4 mana. Bene, che dirti Francesco, è stato veramente bravissimo, io sembra che fai video da sempre, apriti un canale, sono passato un sacco di gente da me, poi si sono aperti i canali e hanno trovato successo, quindi te lo dico, veramente non ho dato a molti questo consiglio perché sei stato molto chiaro, bravo. Grazie. E secondo me appunto anche conciso. Ora andiamo a giocare questo evento standard, io qui tra virgolette mi scuso a prioristicamente io per gli avversari che troveremo, perché ho visto che negli eventi con tutto che ci possono guadagnare play point, trovi gente anche con mazzi a caso, a te capita? Sì, in realtà sia Arena che Magic Online non ha molto senso. Anche Magic Online. Tra i due. Anche Magic Online. Io direi che questa la teniamo. Dico, anche su Magic Online ti capita di fare, cioè di trovare mazzi sì, a caso? Ogni tanto capita che magari in Lega, spesso all'inizio di una nuova espansione, qualcuno giochi un mazzo casuale. Sì, vai, faccio questo. Attacco. Qui attacchiamo perché tanto il pollo non blocca. Lui chi è? Mono Black, immagino. Lui è Mono Black, che purtroppo è uno dei matchup peggiori, se non il peggior matchup del mazzo. Strano. Allora, io quel 2-2 non lo conosco. Non so cosa faccio. Minacciare e noi non possiamo guadagnare vite. Allora direi che possiamo giocare Feldon e attaccare con entrambe le creature. Lui è minaccioso, sti cavoli. Al limite blocca. Mono Black, dicevo, uno dei matchup peggiori del mazzo perché di solito gioca sia tre Spasser come drop a 3, sia Sheldred e Obliterator come drop a 4. Oh che my sono god, incubi. Quelli sono brutti effettivamente. Però Liliana... Liliana va bene, non ci interessa particolarmente. Esatto, che farà lui qui? Ci fa saccare
Non so, penso sì, sacrifichi. Allora, adesso in realtà avremmo una scelta perché Feldon è leggendario, però siccome noi al prossimo turno vogliamo comunque giocare il 3-3, direi che questo polletto può andare. Però, cioè, il pollo in verità ammazzavamo Liliana. Sì, ma in questo caso noi non abbiamo particolare interesse verso le carte che abbiamo in mano. Io giocherei l'animabile adesso, ecco. Sì, adesso uccidiamo Liliana perché è gratis, ma Sai che tradare non lo so, Feldon per un forse. bloccante sarebbe stato comunque meglio di uccidere Liliana. Ok, Ah, quindi cioè, direi che non mi possiamo piace giocare il mazzo veramente tanto. 3-3, che purtroppo questo è uno dei pochissimi matchup in cui non fa niente, in cui è un Sì. 3-3 e basta. Fortunatamente non lo fa neanche a noi, ecco. Perché Sì. magari capitava che avevamo la seconda Mishra Foundry. Ah, è proprio. E chiaramente anche contro Mono White è bruttarello questo. Sì, sono diciamo Mono White e Mirror sono i due mazzi giocati contro cui è più Invece brutto. Mono Black Però non è tanto giocato nel meta. no, Mono Black penso che si voglia comunque preferire un'alternativa a base BR. Beh, è troppo più forte, hai ragione. Questo che Sì, sì, fa sì. prima che mi ammazza? Detaccia, che fa? Lifelinka? No, diventa un 2-2, poi un 3-3, poi inizia a mettere segnalini e pescare. Quindi quello in linea di massima andrebbe ucciso perché una volta superato il 3 di costituzione di main non abbiamo nessuna spell singola che lo uccida. Go for the Trot addirittura del nostro 3-3 alla fine della fiera, 4 danni a noi, lui pensa di essere più aggressivo di noi. Allora noi facciamo squee e continuiamo la nostra Allora, veramente race. dovevamo ammazzare questo, no? Ma adesso può diventare solo 3-3, non può diventare 4. Io sono abbastanza sicuro che Mono Red vinca quasi tutte le race contro mazzi non aggressivi, quindi io preferisco sempre fare race. Tutto, Beh, sì, alla fine noi il nostro può Lightning essere. Strike possiamo rigirarlo ad uno sparo in faccia. Ok, allora, vediamo. Allora, io adesso attaccherei con tutti e tre Questo e no? rianimerei non giocando la Fenice, perché noi possiamo rianimare il nostro altro polletto dal cimitero. Quindi io adesso attaccherei con tutti e tre e rianimerei il nostro polletto dal cimitero. Ok. E poi, in base ai suoi blocchi, mi regolerei su cosa fare con questo Lightning Ma lui Strike. forse ha removal perché sta pensando. Sì, se lui sta pensando, adesso probabilmente farà il suo cutdown. Invece no. Invece non ha il suo cutdown. Quindi questo ci permette di far triggerare Sì. quell'affare. Che tanto, Importantissimo, scusa, se lui entra non con un avesse. segnalino adesso. Sì, entra con un segnalino, ma è importantissimo, se noi non avessimo la terza creatura, ma se fosse il Goblin di Squee ad essere la terza creatura, non potremmo rianimare la Fenice perché il Goblin di Squee entra attaccante e Certo. non dichiarato attaccante, quindi non conta come Assolutamente. terza creatura. Ok, lui qui può fare due blocchi buoni, questo non mi piace, Sì, però. E poi blocca questo Squee. lo farà sicuramente. E adesso abbiamo semplicemente una decisione, possiamo fare un Lightning Strike sul suo Sleeper 2-2 per evitare che muoia il nostro Squee. Adesso noi quante carte abbiamo nel cimitero? Una. Ne abbiamo solo una. Allora, lui ha due carte, questo qui. Quel 2-2 minacciare prende più 1 più 0? Prende più uno più uno. Più 1 più 1, ok, allora io direi che possiamo lasciare. Possiamo fare un Lightning Strike su un 2-2 che blocca un Goblin. Tradare il suo 2-2 Sì. Sleeper per Squee e rimanere in una posizione di vantaggio così. Continuare a tradare risorse e aspettare di ricostruire le quattro carte nel cimitero necessarie per giocare Ma Squee. tra l'altro basta un blocco su questo e ci dà carte. Però, caspita, ce ne abbiamo due in mano. Pensa che questi non erano le due carte leggendarie. Avremmo proprio stravinto. Aia, e Purtroppo. questa invece mo? Quella non è male. Allora, noi peschiamo sicuramente È adesso. Dopo questa. questo blocco lo fai in automatico. Allora, io direi che adesso noi possiamo giocare. No, facciamo due calcoli. Questo lì, quello lì sono 7, 7, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, no. Allora possiamo giocare la nostra Fenice. Sicuramente. E attaccare con entrambe le Fenici e con Feldon. E con Feldon, Sì, ok. perché qualora lui volesse bloccarla, oltre al fatto che rappresentiamo un Lightning Strike su Sheoldred, ma qualora lui volesse bloccarla con Sheoldred, vedremmo quattro carte per trovare il Lightning Strike. Invece Questi l'ha sono tre bloccato danni, quell'altro. spendiamo due carte. E qui sceglieremo una fonderia, Eh appunto, sì. perché
meglio la terra animabile, la giochiamo. Lo rimetto. Penso che caleremo uno squee invece qui, perché costa 3 mana. Quindi anche se non dovessimo pescare land, ci garantisce al turno dopo di giocare Feldon e, e animare la fonderia per attaccare. Giusto. Va questo bene, si gioca. Archfiend, questi sono grossi. Ma si gioca. Però io penso che questo attacco sia letale. Quindi questo, prendiamo questi 2 danni, se giochiamo Feldon, giochiamo fonderia, lui ha 2 blocchi e noi abbiamo la bellezza di 7 attaccanti. Tanto un'altra giocata non c'è, quindi... Sì, io così, sono 7 danni che passano. Ah, ok, sì, i più grandi sono quelli, niente da fare per lui. Sì, sì, sì. Ah, ma sai che non pensavo l'avremmo vinta? Invece, ci riserva sempre sorprese. No, ma in questo ha fatto shield e ho detto, oh my god. Creature con rapidità è fondamentale. Sono tutti rapidi i pezzi di sto mazzo, è forte, mamma mia, non ti puoi un attimo sedere e sei morto. È morto anche Magic Arena, però. Questa è una cosa meravigliosa. No, non è vero, è tornato. Ok, allora, chi... Allora, lei. Io direi Rending Flame sono abbastanza obbligatori. I Rending Flame sono obbligatori e possiamo... Allora, vediamo. Lui. A noi quel 4-3 potrebbe piacere, ma in realtà non è particolarmente bello. Io non sottovaluterei l'Act of Treason, perché lui gioca i 6-6 volanti, che sono una bella botta, 6 danni. Cazzo, c'hai ragione. No? Sì, quindi io forse quelli li metterei. Non metterei Jaya in questi matchup po' più d'attrito. Toglierei forse i Punisher, perché appunto abbiamo detto non fanno molto. 2 carte e scenderei Strangle, no, perché abbiamo detto uccide la Graveyard Trespasser, che è fondamentale da uccidere. Probabilmente toglierei Play with Fire e metterei un altro Strangle, tutti quanti. Metterei il secondo Strangle perché appunto uccide Graveyard Trespasser. Certo, e quindi noi abbiamo paura di qualunque di quell'affare perché gli fa guadagnare vite. Però secondo me la 4-3 non era stupida. Cioè, lui fa 4 mana shield, noi 4 mana 4-3 non è proprio stupida. Si può sempre considerare di metterlo. Ok, questa mano possiamo tenere, anche se purtroppo non abbiamo interazione. Bruttarella sta mano, non è mai bellissimo. Allora, vediamo. Montagna sicuramente. Io qui direi Polletto, sai? Perché se lui dovesse giocare un bloccante, poi lancia rapida al turno dopo non può attaccare insieme all'adversario. E quindi era meglio fare lancia rapida, così dopo col polletto attaccavi? Eh no, perché al turno dopo noi giochiamo sicuramente l'adversary. Ah, ok. Sì, 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 sicuramente. Giusto, giusto, giusto. Lui comunque continua ad attaccare, è irriducibile. Adesso meglio, possiamo giocare Feldon. Utilizziamo un drop a 2 che fa solo il drop a 2 e basta. Attacchiamo per 3. Oh, sta arrivando, Il capitano! Quelli a coppia fanno male. Ok, lui, ripeto, vuole menarci più di quanto noi lo meniamo, lui non ha capito. Lo fa bene, penso che sia il giusto approccio per un matchup del genere. Invece si è fermato. Io farei un polletto qui. L'avversario non la faccio? Non so, sto... Valutiamo, forse attacchiamo... No, non attacchiamo con Feldon, perché lui ha quei cosi che diventano 3-3. Quindi Feldon è un jump attack. Adesso dobbiamo capire, ci interessa vedere una carta per provare a prendere la quarta terra? Io non penso che sia il caso. Quindi attaccherei con i due chick. E poi probabilmente giocherei una lancia rapida. È giusto. Perché entriamo nel territorio in cui l'avversaria potrebbe fare qualcosa oltre essere una 2-2. Che non è mai male. Beh, qui basta pescare un ottimo Lightning Strike o un ottimo Strangle. No, lei sono istantanei? No, anche Sorcery. Ora, 3 mana, mette segnalini, diventa gigante. Vabbè, noi blocchi... Pescare una carta, però non ci dà particolarmente fastidio. Ecco, questo è uno dei rischi di giocare una carta come Bloody Betrayal, ovvero che a volte se la peschi in un momento in cui non uccide l'avversario fa un po' schifo. Io adesso attacchiamo e passiamo, metto questa. Io direi che adesso il jump attack con Feldon invece si può fare, e lo fai volentieri. Perché?
Perché adesso, non avendo particolari giocate belle da fare, rappresenti anche magari uno sparo da fare sulla sua creatura, che tra l'altro potremmo anche trovare dallo stesso Feldon. Mamma mia, vedi che belle pensate, Francesco La Torre. Andiamo. Ecco perché sei andato al Pro Tour tu e io no. Ma ci andrò! Allora, quindi, tre vediamo danni, squi terra-terra. Tre, squi terra-terra. Allora, io direi che qui siamo più o meno costretti a prendere una land. Uno sparo l'avremmo preso, invece prendiamo una fonderia, penso, sì. Prendiamo una fonderia, la giochiamo. E giochiamo Raiju, sì, esattamente. Purtroppo lo gioco post-combat. Sì. Mi serviva la terra per farlo, lui ha bloccato, mi ha concesso la terra, giusto così. Ma è bello sto tizio! È forte, non è scemo. Non è scemo per niente, è forte Feldon. Lui vorrà pescare una carta, noi in realtà va bene, perché questo atto di tradimento inizia... Ma lui c'è sta diventando interessante, a parte che io faccio questo, ti mando su Plutone. Sì. Go for the Drought su Raiju. Ovviamente, fa una brutta fine, come prevedibile. Altro Evolved Sleeper. Quindi questo è 4-4, più di 4-4 non può essere perché ha due open, quindi se io attacco con Raiju lo devo fare 4-4, ma io attacco con Raiju? Adesso vediamo, allora questa è una pescata ottima, allora... Qui possiamo fare, rubo il 4-4 e col tesoro faccio anche Lightning Strike. Però. Quello mette un sangue, non un tesoro, purtroppo. Sarebbe fortissimo se mettesse un tesoro, ma purtroppo non è così. Allora, io direi che possiamo rubare un 4-4. Lo faccio? Perché al turno dopo... poi abbiamo il Blood che in caso ci potrebbe cercare la quinta land per fare al turno dopo avversaria flashback di Act of Treason e provare a chiudere il game così. Quindi un pochino stiamo cercando di, come si dice, rischiare. Sì, ma in realtà rischiare più o meno, perché finché abbiamo un'avversaria, ovviamente la lancia rapida non attacca perché se no può diventare un 3-3. Comunque questa Act of Treason funziona come una sorta di removal, perché lui è costretto a chan bloccarlo il suo 4-4. Se no chan blocca sono comunque tanti danni. E finché c'è avversaria in mano, abbiamo la possibilità di flashbackarlo quando ci pare. Ed è vero. Bella giocata. Andiamo. Quindi lo mandiamo a 9. Passiamo. E possiamo passare, sì. E quindi scusami, con quel sangue che ci leviamo? Il capitano Raiju? Adesso vediamo. Aspettiamo il suo turno, vediamo se abbiamo la necessità di trovare la quinta terra prima di tutto. Anna, che pressione, eh? Certo, la quinta terra, esatto, se lui fa Shieldred noi dobbiamo trovare la quinta terra, giusto? Esatto. Però mi sa che sono cresciuti troppo quei cosi. Ok, lui gioca Jinx. Ma in questo realtà, vuol dire che lui deve venire in attacco, perché sennò non gli conviene stare in difesa con quella carta, invece ci sta. Ci sta, e a questo punto che lui è stato in difesa noi non abbiamo nessuna necessità di cercare la quinta land, possiamo semplicemente stappare e pescare. Tanto la troviamo. Abbiamo un'altra fonderia. A questo punto io non farei atto di tradimento. Ti dico che attaccherei semplicemente con le due fenici. Attaccherei, lo manderei a 7. Mm-hmm. Perché nel momento in cui lui prova a pescare una qualsiasi carta con Jinx o attivare lo sleeper, va a 6, che è territorio di strike a fine turno più strike flashback con l'avversario. Giusto. L'unico problema, adesso passiamo, l'unico problema infatti, è che non ha pescato, non è? Shieldred e attaccare. Lui non ha pescato, interessante partita. Comunque, anche l'avversario sta giocando molto bene. A parte quella 2-2 che non conoscevi, che quindi immagino che non si giochi. Magari una scelta un po' bizzarra. Non penso. Io in lui sarei stato un pelo più aggressivo. Perché secondo me a Mono Red, se gli dai tutto il tempo che vuoi, è ok giocare safe. Ma se gli dai tanto tempo, inevitabilmente prima o poi gli spari li pesca. C'è poco da fare. Allora, vediamo. Sì, questi tre danni li prendiamo perché sì, abbiamo detto che se lui dovesse pescare con Jinx noi vogliamo che lui sia a 6 per fargli doppio strike in faccia. Infatti è andata così. Va bene. È andata a 6. Ora non deve fare Shieldred adesso.
Comunque hai ragione, eh? Quanti danni hanno strappato i due bolletti? Ministro, quando i board si bloccano, immagina se fossero stati tre lance rapide. Non avremmo fatto probabilmente niente, esatto, questo game. Esatto, questo game non l'avremmo vinto. Grande Phoenix Chic. Corrupt che fa? 7 danni guadagno 7, pesa. Ma ok, in realtà non ci dà troppo fastidio questa cosa, al contrario di quanto si possa credere. Sì, ci prendiamo questi 7 danni, ok. Adesso a fine turno dobbiamo pensare tanto, però. Allora, a fine turno noi abbiamo necessità di tirare questo Lightning Strike, penso, da qualche parte. Allora, puoi tirarlo sulla 3-3, 1, 2, poi 3, fai 4, Act of Treason, 4, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo mandi a 3 se fai questa giocata. Sì, sono con l'Act of Treason sono 11 e poi lui vince però, quindi allora io direi che adesso tiriamo questo Lightning Strike e lo tiriamo su Jix, direi, anzi lo tiriamo sul suo 3-3 tappato. Perché è quello che abbiamo più o meno priorità di uccidere. Ok, adesso possiamo fare avversaria che glielo spara qua. Vediamo. Perché in realtà adesso potrebbe anche essere il momento del Raiju questo. Anche se Raiju ci metterebbe sotto rimozione a perdere, quindi non so se lo farei. Probabilmente farei avversaria, sì. Sì, non fidandosi mai dell'autotap di Arena, mai, ovviamente. Mai, stavo per sbagliare. Ok, questa avversaria farà 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11. Non può fare atto di tradimento, quindi dovrà fare appunto il Lightning Strike. E lo farà su Jix. Per forza. Su Jix. E ora posso pensare di perdere un pezzo? Non penso, no. Per 2 danni non ne vale la pena, preferisco tenere 2 bloccanti e eventualmente anche c'è un bloccare con lo sleeper. Ok. Continuerà a fare 2 danni. Ora Raiju già forte perché lei c'ha comunque un segnalino. Sì, sì. Duress, mi dispiace. Ottima. Mi dispiace, Duress non è stata la carta del matchup, no. Vabbè, ogni tanto capita. Qui lui va a pescare, quindi è disperato. Lui vuole pescare altre carte. Ok, quello va benissimo. E quello va benissimo. Vediamo, noi peschiamo uno Strangle. Raiju attacco con una... No. Noi non abbiamo eccessivo numero di danni, purtroppo. Però se facciamo 2 conti potremmo attivare il Ligio, che è una lancia rapida, ucciderne uno e sono comunque solo 6 danni. Quindi io direi che adesso possiamo girare i 2 Phoenix Chic, perché loro fanno solo una cosa. Quanti danni hanno, non ti contraddirò mai più in vita mia, cioè anche se vanno. Non lo so, proprio... Allora qui poggiamo un Raiju e ci prepariamo a vincere al turno dopo. Sperando che lui non peschi un altro Corrupt, ovviamente, perché a quel punto avremmo perso da 8 danni con Lifelink. No, ce ne fa 7 però, Corrupt costa... Non ah no, giusto. Eccola qua, la carta costa 6 sì. E fa per le paludi. Ci prenderemo 8 danni. Vabbè, aveva un top deck, una finestra di un top deck dove vinceva. Non scarto niente, tipo questa lancia rapida, no. Vediamo a fine turno, perché in realtà lancia rapida più Strangle più Animo Fonderia è un triplo attaccante da 2, che serve perché lui ha un multiplo di 2, perché con i 2 Phoenix Chic va a 6. E poi sono una lancia, sono 3, 4, 5 attaccanti contro 3 bloccanti, ne passa 1 e quindi vinciamo così. Vediamo, lui vuole pescare ancora, quindi Corrupt per fortuna non l'ha pescato. No. Gioco oddio, lo potrebbe aver pescato adesso? Con la carta dopo? Sì, potrebbe ancora averlo pescato. Quindi... Adesso dobbiamo pensare. Lui per tirare fuori quei cavalieri da Strangle dovrebbe pagare 4 mana, abbiamo detto. Ok, allora niente, stappiamo lo può fare, qua. Sì, in verità. Sì, stappiamo e peschiamo. E perché non buttiamo questo? Perché... Io penso di volere che lui attivi quel coso lì, per rendermi conto se ho la strada libera, però dipende tanto dalla pescata. Ecco, allora un attimo, questa non so se la giochiamo, dobbiamo di nuovo fare dei conti, questo mazzo conta tantissimo. Allora,
Se noi giochiamo una lanciarapida, giochiamo uno strangle, lo costringiamo a attaccarsi e poi animiamo la fonderia, attacchiamo con il Raiju che mette un segnalino e fa due danni di base, perché abbiamo già una avversa immodificata. Certo. Lui ha tre blocchi, noi abbiamo due chic più lanciarapida e due danni di Raiju, che in teoria sono letali. Tutto questo se non ha Go for the Trot. Tutto questo se lui non ha pescato una rimozione, certo. Solo che noi questa certezza non ce l'abbiamo, purtroppo. Quindi probabilmente io giocherei una lanciarapida e mi muoverei in combat, e vediamo lui. Quindi niente strangle? No, non lo giocherei. Ci muoviamo in combat e vediamo lui se ha delle risposte. E questa non l'animo? No, entriamo in combat e vediamo. Su chi lo metto il segnalino? Non so se attacchiamo, esatto. Perché lui adesso se ha in combat una rimozione la fa lì. Adesso dobbiamo ricontare. Se attiviamo quella fonderia e attacchiamo con tutti, lui prende comunque solo 3 danni. Certo. Quindi possiamo, in beginning of combat, attivare quel blood e sacrificare un... No, utilizzando non l'autotrap di arena, e scartare questa montagna. E vediamo, perché se peschiamo Lightning Strike il game finisce qui. Sì. Beh, non l'abbiamo pescato, non fa niente, possiamo attaccare comunque con i due chic. Prossimo turno è nostra. Allora, noi abbiamo però un attimo, io penso che ci sia che in realtà abbiamo una fonderia da animare come extra bloccante, quindi possiamo passare. Io ho un po' paura in questa situazione che lui peschi un paio di removal di fila. Questo è quello che mi fa paura, e pulisca la strada per degli attacchi non male. Vuole pescare con Raft e vincere così, cioè non... Potrebbe pescare con Raft e vincere così sicuramente. Ha ancora una pescata di quel coso e avendo 9 mana può fare anche con Raft, quindi potrebbe portarci a game 3 inesorabilmente, anche un po' tristemente, molto tristemente. Certo, poi on the play questo mazzo esplode. Sì, e la differenza tra un the play e un the draw è fondamentale. Abissale, certo. Basti pensare che questo game, quando noi abbiamo giocato la nostra avversaria e picchiavamo per 3, lui avrebbe avuto a terra solamente una 1-1 e stappava ancora per il suo secondo turno. Oppo ci pensa. Quindi Corrupt non l'ha pescato, se sta pensando. Quindi deve dire, vado a 1, ma tanto sei già morto così, quindi una carta la pescherà sicuramente, se ha bisogno di carte. Sì. E infatti. Ok, ha pescato, pesca, quindi non ha pescato neanche Shieldred, perché sennò l'avrebbe giocata prima della pescata. Giusto. E ha pescato una rimozione inutile. Vediamo cos'altro ha. Attacca con tutto. Attacca. Noi animiamo sicuramente una fonderia. Perché? E poi proviamo a muoverci ai bloccanti. Noi l'animiamo, proviamo a muoverci ai bloccanti e vedere se lui ha delle altre risposte. Vediamo. Una lancia rapida bloccherà quell'8-8 e quel coso a minacciare, quindi lo dobbiamo bloccare con due pezzi, però penso... Sì, in realtà è corretto così il blocco, sì. Questo è il blocco e basta. Beh, avendo vinto il turno dopo dalla mano... Ah no, non ce l'ho più il botto. No, ma tanto abbiamo... Vabbè, posso fare Act of Treason. Abbiamo creatura con Ast, doppio Phoenix Chick più Strangle, quindi a meno che lui non ci uccida questo turno... La vedo difficile. No, con una carta mi sembra proprio impossibile. Shieldred ce l'aveva però, eh? E l'ha pescata dopo, evidentemente, se non l'avrebbe fatta prima. Certo. Ok. 4. E adesso noi possiamo... Sì, abbiamo pescato anche Rending Flame. Per essere sicuri. Ah, non ce l'ho le terre, stavo per fare un errore. Ah, possiamo attaccare con i polletti che portano a casa la partita. Ah già, perché lui non ha guadagnato vita, ha fatto danno a noi, scusa. Quindi... I bolletti, come aveva detto il buon Francesco Latore, sono andati veramente, veramente... La portano a casa. L'hanno portata veramente a casa facile facile, assolutamente. Va bene, allora, un video comunque veramente super interessante, anche simpatico, 43 minuti di deck tech e partite. Ti ringrazio Francesco, chiaramente tornerai però domani e dopodomani, perché mi devi un po' spiegare tutto quello che succede, di più, di sotto, di giù, e questo monored, perché io voglio capire, e sono convinto che tanti giocatori vogliono capire da te come poter avere una buona performance a Napoli, quindi insomma... E detto questo, non lo so, vuoi dire qualcosa tu? Se no, appunto, saluti e baci.
saluti e spero che a qualcuno possa servire questo video capirci un po' di più su questo mazzo. Vabbè, io ti aspetto domani dopo domani comunque, quindi mi raccomando. Grazie per aver guardato, ragazzi e ragazze.